fine di solito vado anche con un altro primo piatto, magari condito però con dei legumi vicini. Quindi comunque tu mangi tanti primi e non i grassi. Ma basta mangiarli conditi bene. Basta mangiarli conditi bene. Allora, però perché il vignasco? Questa è una cattiveria. Cioè che Daniela Scrobogna venga qui a vini un vino. C'è ragione. Ci sta, tu lo bevi un bicchiere di vino, vero? Io sinceramente l'acqua non ce la posso mettere. No, sento male. Ma anche lui beve un goccino di vino buono, lo prende anche Marco. Con gli amici il vino c'è sempre. Esatto. Magari non senza esagerare, no? Noi infatti cerchiamo di divulgare l'idea che il vino può essere consumato poco, ma certo, buono. Questo è il nostro concetto. Oggi ti ho portato un altro rosato, perché questo è un piatto soprattutto per l'aggiunta dell'aceto balsamico, cioè ha una componente agrodolce, quindi. E l'ho portato molto fino. Golfo del Tiburno, Portofino, rosato. Che le guardi subito Maurizio. No, io Maurizio, no, perché la vita so che Liguria, cioè, perché c'è certo più volte che insomma, è una vero, zona che tu sì, abbia molto cresciuta. E questo è un rosato particolare perché viene da un vitigno, Cinghiegiolo. Volevo solo spendere una parola, perché il Cinghiegiolo da sempre viene considerato il fratello minore del Sangiovese, perché in Toscana l'hanno sempre abbinato a supporto del Sangiovese, perché è un po' più morbido e quindi toglieva un po' di acidità e di tannino al Sangiovese. Per fortuna, non solo in Toscana, ma in Liguria e a Golfo del Tiguglio, soprattutto sotto zona Portofino, ormai Portofino Doc, viene fatto questo Cinghiegiolo rosato che è straordinario, morbido, fresco, sapido e che può sposare molto bene anche quelle componenti non sempre così facili da abbinare. Lo proverò. Grazie. Grazie a tutti. Allora.